Se vi è mai capitato di dire addio a qualcuno prima di separarvi per un lungo tempo e sapete di avere un tempo limitato, sceglierete le parole con maggiore intenzione. Durante l'ultima cena, Gesù sapeva che il suo tempo sulla terra con i discepoli sarebbe finito presto. Parlò loro in modo molto diretto e i suoi ultimi insegnamenti sono molto importanti. A un certo punto descrive se stesso come la vera vite e i suoi discepoli come tralci di questa vite. Dice che senza di lui non possono fare nulla e che se rimangono in lui porteranno molto frutto. La parola rimanere è importante qui. Significa fare casa o abitare. Gesù vuole che siamo continuamente uniti a lui in questo modo intimo. E se Gesù è la vite e noi siamo i tralci, cosa dà la vite ai tralci? La vite fornisce acqua e sostanze nutritive, la vita, ai tralci, affinché possano vivere e portare frutto. I tralci partecipano alla vita della vite e di tutti gli altri tralci collegati alla vite principale. E qual è il frutto che porteremo come discepoli? Il frutto che deriva dalla condivisione della vita divina di Gesù con noi. I sacramenti ci uniscono a Dio e ci permettono di rimanere in Lui qui sulla terra attraverso lo Spirito Santo. Gesù è la vite che condivide la sua vita divina con noi attraverso i sacramenti. Questa vita sacramentale che siamo chiamati a vivere è una vita di speranza nella risurrezione di Gesù e nella vita eterna in cielo. Speriamo nel cielo, dove non avremo più bisogno dei sacramenti per rimanere in Gesù per l'eternità. Vivere in Cristo attraverso i sacramenti significa anche morire in Cristo alla fine della nostra vita sacramentale. Alla fine della nostra vita qui sulla terra iniziamo l'ultima tappa del nostro viaggio per dimorare con Gesù stesso in cielo. Il funerale non è un sacramento, ma un funerale cristiano è un modo significativo in cui la Chiesa celebra la vita sacramentale di speranza che abbiamo vissuto sulla terra. È per questo che celebriamo e onoriamo coloro che sono morti con la celebrazione di un funerale cristiano. Ed è per questo che diciamo che i funerali, pur essendo un evento triste, sono anche una celebrazione della nostra speranza in Cristo. La Chiesa, celebrando un funerale, riconosce il compimento del cammino sacramentale di speranza della persona defunta, iniziato con il battesimo. Il Catechismo ci ricorda al paragrafo 1681 che il senso cristiano della morte si manifesta alla luce del mistero pasquale della morte e della risurrezione di Cristo, nel quale riposa la nostra unica speranza. Il cristiano che muore in Cristo Gesù va in esilio dal corpo per abitare presso il Signore. Durante un funerale preghiamo per i defunti perché non possiamo conoscere i loro cuori e lo stato delle loro anime prima della morte, ma preghiamo nella speranza che la loro vita li abbia portati tra le braccia di Dio in cielo. Se sono in purgatorio, preghiamo per il loro viaggio verso il cielo attraverso la purificazione. Quando è possibile, partecipiamo all'Eucaristia durante un funerale perché è il segno visibile della nostra speranza nella risurrezione. Gesù nell'Eucaristia ci ricorda anche che viviamo in comunione con i defunti della Chiesa. Tutte le parti del funerale ci ricordano le promesse di Gesù e la chiamata a rimanere in Lui sulla terra nella speranza di essere con Lui in cielo. Speriamo che i nostri cari defunti stiano ora vivendo con Gesù, la vera vite, in un modo nuovo. In questo modo, la vita sacramentale significa che nasciamo in Cristo attraverso il battesimo e moriamo in Cristo alla fine della nostra vita sacramentale qui, sulla terra. Gesù ci invita a rimanere in Lui, la vera vite, attraverso i sacramenti qui sulla terra. E siamo chiamati a vivere questa vita sacramentale nella speranza. Con la grazia di Dio, possiamo affrontare la nostra morte e quella dei nostri cari con la speranza di abitare con Gesù in cielo. Gesù ha sconfitto il peccato e la morte attraverso la sua morte e risurrezione. Noi speriamo nella risurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà. Ecco perché vivere in Cristo significa morire in Cristo alla fine della nostra vita sacramentale.